Sì, buonasera mister. Allora, siamo alla vigilia di un match importante, molto delicato, il big match, diciamo, di questa giornata di campionato. Come avete lavorato in settimana? Come è andata dopo questa bella prestazione con lo Picerno? Bisogna la prima cosa da dire che da qui alla fine sono tutte partite di questo livello qua. È chiaro che domani troviamo una partita, una squadra che ha dei valori molto alti, però le partite da qui alla fine sono tutte importanti in funzione di quello che è stato prima, quindi di conseguenza ci deve stare tanta tanta attenzione. Tanta voglia di voler fare e soprattutto mi aspetto un consolidamento della consapevolezza delle cose da fare in campo, perché comunque due partite non fanno sicuramente diciamo, solidità di squadra, idee chiare di squadra. Quindi questa è un'ennesima prova che ci deve dare. Diciamo quella crescita, quella consapevolezza delle cose da fare in campo. Abbiamo lavorato bene in settimana per quello che si è potuto fare, perché comunque abbiamo avuto due giorni a disposizione per preparare la partita. Abbiamo guardato un po' l'Avellino e la squadra, penso l'importanza di questa gara lo avverte, non c'è bisogno di lavorare sotto l'aspetto mentale, anche se quello è, diciamo, un po' la nostra pecca. Quindi chiaramente si è sempre lavorato sotto questo aspetto qua mentale, perché sicuramente sarà una partita molto molto intensa, caratteriale, contro una squadra molto fisica, quindi ci vuole tanta forza anche. Abbiamo lavorato su questi principi qua e speriamo di riuscirli a mettere domani in campo. Sì, mister. Lei l'altra volta l'ha definita come la partita, calcando proprio l'articolo determinativo. C'è la sensazione che questa possa essere, così guardandola sui piedi, la possibile stagione che è sempre stentato a decollare anche per mancanza di continuità. Ma è una partita, come ho detto già prima, una partita importante, importante come lo sono tutte da qui alla fine, perché chiaramente dobbiamo risalire un po' la classifica. Questa a me mi serve la svolta perché, non la svolta, ma mi serve il consolidamento della squadra sotto l'aspetto mentale, caratteriale, sotto l'aspetto tattico. È chiaro che vedo molta più sicurezza da parte dei giocatori perché comunque si è riuscito a mettere in campo quelle idee che abbiamo lavorato, diciamo, da quando sono arrivato e hanno visto sicuramente i frutti che se le cose lo si fa con attenzione, con voglia, con determinazione, chiaramente tutto diventa più facile. La partita chiaramente con una squadra che sta davanti a noi è sicuramente una partita di altissima intensità, altissimo livello. E se riusciamo a far risultato in questa partita, chiaramente per noi diventa un pochettino più facile perché? Perché comunque ci convinciamo ancora di più, perché per me il lavoro più importante da fare è quello di far credere a questa squadra che ha dei valori alti, perché poi da qui alla fine bisogna che tiriamo fuori le potenzialità di questa squadra e questo lo si riesce ad ottenere proprio con la sicurezza sulle cose che si fanno in campo. Domani c'è da fare un gran lavoro e sono sicuro che ce la faremo. Mi riferivo proprio al fatto che, insomma, è uno scontro diretto contro una squadra che sulla carta ha lo stesso livello del Catanzaro. Catanzaro che in questa stagione, anche prima che arrivasse lei, negli scontri diretti ha sempre faticato, se non sul piano delle prestazioni, come su quello, proprio su quello dei risultati poi. Un'altra cosa, Avellino squadra molto forte, lo diceva, potrebbero cambiare modulo in funzione anti-Catanzaro, cioè passare dalla difesa 3 alla difesa 4 per irrobustire le fasce, perlomeno questo è quello che filtra
che è filtrato dall'Irpinia. Che tipo di gara sarà anche dal punto di vista tattico, secondo lei? Se si aspetta delle particolari contromosse da parte di Braglia, e che cosa ha studiato lei per, diciamo, disinnescare i punti di forza dell'Avellino? Questo sicuramente non lo dico, però è chiaro che sarà sicuramente una partita dove bisogna dare molta attenzione all'aspetto tattico. Il concetto di prima, al di là delle partite precedenti, si riesce a vincere queste partite nel momento in cui si è squadra, nel momento in cui si riesce a capire quello che deve fare l'Avellino. Noi oggi abbiamo calcolato diverse soluzioni che l'Avellino potrebbe mettere in campo. È chiaro che in questo momento qua siamo molto più maturi rispetto a prima per capire ed adeguarsi sicuramente ad alcune situazioni che loro andranno a creare, ma è tutto lì la partita. Se riusciamo a essere bravi a leggere e a risolvere magari quei problemi che ci possono creare l'Avellino, chiaramente per noi sarà tutto più facile. È chiaro che proprio sotto questi aspetti qui si riescono a vincere queste partite. L'Avellino da parte loro sicuramente avranno provato diverse soluzioni tattiche. Loro sotto l'aspetto tattico è una squadra che si adegua molto alle squadre avversarie, quindi sicuramente avranno visto le nostre partite, avranno pensato sicuramente diverse soluzioni, non una ma diverse, e noi domani dobbiamo essere bravi in campo proprio a leggerle, e su questo ci abbiamo lavorato, e su questo passa sicuramente la crescita di questa squadra, il miglioramento di questa squadra, perché comunque tutte le squadre sono in questo girone, ho visto, molto attrezzate sotto l'aspetto tattico, quindi di conseguenza da parte nostra è lì che dobbiamo sicuramente far migliorare la squadra in modo esponenziale, sia per quanto riguarda la fase di non possesso, ma anche sulle giocate che dovremmo fare per metterli in difficoltà. Senta mister, si affrontano due squadre simili, direi, forti entrambe, ambiziose entrambe, che hanno non solo un 11 importante ma soprattutto una panchina importante, credo che siano le sole oltre al Bari ad averceli. Detto questo, per quanto riguarda il mercato, Catanzaro che si è rinforzato con 5 arrivi importanti, l'Avellino ha perso un elemento direi cruciale, centrale, come Sonny D'Angelo, che è riuscito a sostituire in parte con Kragl, che insomma è arrivato successivamente. Secondo lei chi ne è uscita, oltre a Murano chiaramente, chi ne è uscita meglio da questa fase di calciomercato? È chiaro che Catanzaro è una squadra ambiziosa, come lo è l'Avellino, come lo è il Bari. Noi avevamo sicuramente una rosa un pochettino più corta, è chiaro che l'abbiamo adeguata a livello loro. Io penso che in questo momento qua sia il Bari, sia l'Avellino che il Catanzaro siano le regine di questo campionato. L'Avellino comunque si è rinforzato tanto, perché comunque con Murano è un attaccante importante che lo conosciamo, insomma. È chiaro che ha messo peso davanti, ha messo sostanza. Io penso che bene o male ci siamo adeguati anche noi a loro, perché il mercato è stato fatto bene, perché abbiamo fatto delle coppie adesso di livello alto, e quindi in linea di massima ci abbiamo anche sicuramente la possibilità anche nel secondo tempo di poter far bene. Quindi aspettiamo sta partita domani. Volevo chiederle, mister, le viene forse qualche dubbio ora, viste le discrete, anzi le buone prestazioni di Baiei a destra, nel momento in cui riavrà completamente, definitivamente, sia Tentardini che Rolando, insomma sarà un po' più difficile scegliere, così come anche in attacco, no? Dove Iemmello
prima o poi insomma dovrà giocare, lo schiererà, però Biasci e Vasquez stanno facendo bene, anche se Vasquez insomma non è ancora riuscito a trovare il gol. Sì, lì bisogna essere da parte mia molto coerente nelle scelte, bisogna essere molto attenti nella valutazione e soprattutto bisogna guardare quello che accade in campo, perché chi è che ha la fortuna di scendere subito in campo deve essere bravo a non perdere l'occasione che ha, e quindi di conseguenza devono essere bravi a dare il massimo. E il fatto di rinforzare la rosa serviva anche a questo, perché non è che abbiamo 10 titolari, noi abbiamo 20 titolari e devono essere tutti presenti. Non è detto che Biasci e Vasquez, che stanno giocando adesso, siano più bravi di Cianci e di Iemmello. Per il campo che diciamo ci dà la formazione, il campo che ci dice, ci dà i segnali giusti, ma una squadra che ha ambizione deve per forza avere questa concorrenza, perché noi adesso abbiamo fatto delle coppie comunque importanti, perché Sunas e Carlini sono bene o male due giocatori di altissimo livello, come lo è Verna e Welbeck, come lo è Cinelli e Maldonado, come lo è Bjarkason con Baie. In questo momento qua Baie c'ha la fortuna di scendere in campo e deve essere bravo, perché comunque Bjarkason è un giocatore importantissimo che chiaramente ancora non l'abbiamo visto diciamo in azione, ma stiamo parlando di un ragazzo che c'ha una gamba, c'ha una qualità tecnica di livello molto alto, come lo è lo stesso De Santis e Gatti, che in questo momento qua non stanno giocando ma sono sicuramente all'altezza della situazione. Quindi questa concorrenza sicuramente ci aiuterà per far bene le partite future. Mister, terza partita in 7 giorni, in genere è quella che si sente di più nelle gambe dei giocatori. Ha in mente qualche modifica nella formazione iniziale? E poi se ci può dire le condizioni di Fazio, che ha avuto qualche problemino nei giorni scorsi per una botta. Questo è un discorso che ho fatto molto chiaro dentro lo spogliatoio, perché bisogna che, come ho detto prima, non bisogna sbagliare in campo. Io ho chiesto un pochettino, è una squadra che in questo momento qua c'ha gamba, c'ha forza, e sotto l'aspetto atletico stiamo bene perché siamo cresciuti un bel po', e ho fatto una domanda molto ben precisa a tutti, chi magari c'ha qualche problema, qualche situazione che non è diciamo in piena forma, magari non si giocassero il bonus, però in questo momento qua la squadra mi ha risposto in modo positivo da parte di tutti, quindi in linea di massima bisogna aver fiducia in quello che si vede e quello che ci dicono, quindi in linea di massima siamo abbastanza tranquilli sotto l'aspetto delle scelte. Tornando agli Emilio, una tabella, sono passati altri 3 giorni, ha esordito. Quando sarà pronto per... Sì, con Iemmello si è partiti con un programma ben preciso, perché sapevamo diciamo, la sua condizione di partenza. Abbiamo fatto un lavoro diciamo, importante con lui sotto l'aspetto atletico. Ci serviva mettere dei minuti in campo con il lavoro che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto mercoledì. Chiaramente... Pietro ci aveva un po' le gambe un po' piene, perché comunque è come se stesse facendo un po' una preparazione, e io penso che comunque un'altra settimana barra 10 giorni riusciremo a vedere un Pietro veramente ad alto livello, anche se già per dirti con i 20 minuti, già con il lavoro un po' di scarico che abbiamo fatto, secondo me è un giocatore che ci possiamo già contare, chiaramente non per 90 minuti, però se lo mettiamo in campo sicuramente potrà dire la sua. Poi un'ultima cosa da parte mia, l'Avellino poteva essere la sua squadra, non lo è stato, poi è venuto a Catanzaro più o meno un mesetto dopo. Qualche sensazione al riguardo, visto che domani c'è questo scontro diretto con quella che appunto poteva essere la sua squadra? Ma no, io ho la testa totalmente sul Catanzaro.
in questo momento qua c'ho la concentrazione massima per cercare di far crescere al massimo questa squadra, di far rendere al massimo questa squadra. Io sapevo che c'aveva dei valori tecnici importanti e in questo momento qua l'abbiamo anche rinforzata, quindi di conseguenza il mio lavoro sta lì, devo stare concentratissimo perché bisogna sbagliare il meno possibile, sia sotto l'aspetto gestionale, sia sotto l'aspetto tattico. E bisogna che riusciamo a far rendere al massimo tutti i giocatori. Mi fa piacere per esempio su Cinelli che ha capito l'importanza che ha in questa squadra, si sente in questo momento qua molto più partecipe, è una cosa che questo mi fa molto piacere, come per lui vale un pochettino il discorso per tutti. Quindi la mia testa sta lì, il resto, il passato non l'ho mai considerato, non l'ho mai preso in considerazione, sicuramente non lo faccio adesso. Ministro, ha appena parlato di Cinelli, volevo chiederle invece di Bombaggi, forse uno dei calciatori dal punto di vista psicologico, no? Un po' più in difficoltà in quanto è stato anche sul vicino, diciamo, a partire. E inoltre è sempre più difficile trovare spazio in quanto sono arrivati altri due elementi in attacco. Come sta? Insomma, quali sono le sue condizioni? Mi fa piacere di questa domanda perché mi fa parlare di un giocatore a cui tengo tanto, perché il valore del ragazzo è un valore alto, è un giocatore che c'ha gamba, che c'ha tecnica, e è chiaro che in questo momento qua ha patito un pochettino il mercato e lui in questo momento qua mi aspetto da parte sua una grossa partecipazione e sono sicuro che se verrà chiamato in causa ha capito un pochettino il momento passato e quindi di conseguenza da parte lui mi aspetto un riscatto, perché come ho detto prima lui è un giocatore come tutti quanti gli altri molto importante, i valori individuali ce li ha e quindi anche lui i suoi valori li deve mettere a disposizione della squadra. Soprattutto deve pensare, come tutti, all'obiettivo di squadra. L'obiettivo di squadra passa per la partita di domani, che bisogna dare tutto per cercare di ottenere il risultato.